Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza. A tutti noi.
possono trovare il proprio posto e sentirsi a casa, perché è cosa vuota, ad immagine e somiglianza di Dio. Sono una unica famiglia in cui le relazioni sono segnate da una fraternità reale, non solo proclamata a parole, riflette su tutte le relazioni tra gli esseri umani e porta armonia all'intera creazione. Il mondo di Dio è un mondo in cui ognuno si sente responsabile dell'altro, del bene dell'altro. La violenza, la divisione, lo scontro, la guerra. Questo avviene quando l'uomo, vertice della creazione, lascia di guardare l'orizzonte della bellezza e della bontà e si chiude nel proprio egoismo. Sostringendo un bambino come noi, diciamo che chiamare avere